Se noi prendiamo quest'area giardino, non è pensabile che nel 2020 ancora si usi la breccia, che se da un lato può avere un aspetto di pulizia maggiore e ordinato, ma sicuramente non è funzionale per i portatori di handicap. Pensiamo a una carrozzina, pensiamo a chi usa delle stampelle, che chiaramente sulla breccia si andrebbe a incagliare e non riuscirebbe a transitare nel modo corretto. Quindi prima di inaugurarla, visto che abbiamo un sindaco e un'amministrazione sempre attenta, loro dicono, alle problematiche dei cittadini, ecco, allora forse era opportuno fare anche dei camminamenti specifici per i portatori di handicap. Guardiamo le piante saranno sicuramente delle piante che possono resistere alle intemperie, alla salsedine, al vento. Noi ci ricordiamo una Pesaro totalmente differente, una Pesaro dove i giardini erano veri giardini, allora anche lì perché non abbiamo fatto un giardino come c'era tanto tempo fa? Questo non è fattibile perché probabilmente chi poi gestisce la cura del verde non è in grado di mantenerlo, e allora anche lì guardiamo gli appalti che vengono fatti e da chi viene, a chi viene affidata la gestione del verde. Ecco, per tutte queste cose ci sentiamo di dire che questa è un'opera di sistemazione, ma completamente, totalmente parziale e non degna di una città che vuole essere una città europea e una città al centro del turismo.